Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio il Presidente Ronchi del graditissimo invito, il Ministro per essere qua con noi oggi e tutti i colleghi che sono con me a questo tavolo. Ringrazio il folto pubblico che oggi è qui presente e che dimostra la grande attenzione e la grande partecipazione quando si parla di temi così importanti. Io ho scelto la Commissione Ambiente. Non mi è stata attribuita per caso, l'ho scelta perché per una questione, io sono donna, lasciatemelo dire, proprio di cuore, no? Di vocazione naturale rispetto a delle tematiche, sono anche mamma, che ritengo le tematiche fondamentali per il nostro futuro, futuro del mondo e futuro del pianeta. Ma al di là di questa premessa quasi banale, vado al punto. Per il Ministro Costa sono un disco rotto, sono una spina nel fianco, perché dal primo giorno, no, nel senso che dal primo giorno in cui ci siamo incontrati e conosciuti in commissione, la mia prima domanda, quando lui ha fatto una bellissima, devo dire, relazione, una relazione che ci ha aperto il cuore, insomma, per chi è appassionato e per chi ci crede, per chi ha entusiasmo, il Ministro Costa noi lo conosciamo come l'eroe, me lo lasci dire, è di una situazione drammatica in Italia, che è stata quella della Terra dei Fuochi, insieme a tutti i colleghi delle forze dell'ordine. E io sono insieme a lei estremamente dispiaciuta che il Corpo Forestale dello Stato sia stato, diciamo, distaccato. Però vabbè, questa è un'altra storia. Però insomma è stato inglobato in un'arma gloriosa come quella dei carabinieri, e penso che meglio di così non potesse essere. Dicevo, dal primo giorno in commissione io ho chiesto al Ministro, ho fatto presente al Ministro la questione che sta paralizzando in questo momento gli impianti di coloro i quali si occupano di economia circolare e di riciclo, cioè la questione dell'end of waste, cioè la questione il momento in cui il rifiuto finisce di essere rifiuto per tornare a essere materia prima seconda e quindi prodotto. Lo sappiamo, penso che lo sappiate tutti, la storia che sta bloccando e paralizzando la direttiva europea, una sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato poi di fatto la direttiva e che ha delegato, ha effettuato un passaggio dagli enti territoriali, quindi dalle regioni e dalle province, il rilascio delle autorizzazioni le ha demandate poi di fatto in capo allo Stato. Ed è chiaro che questo per lo Stato comunque è un qualcosa di estremamente impegnativo, però c'è in questo momento un vulnus, quindi quello che io avevo chiesto al Ministro dal primo giorno è di emanare un decreto di moratoria, diciamo, di questa sentenza del Consiglio di Stato, dare una deroga intanto che a livello poi ministeriale si decide il da farsi, di continuare intanto a far rilasciare le autorizzazioni agli enti. Io vedo qui il Presidente della Commissione Ambiente della mia regione, che era Lombardia, che peraltro, ecco, è la prima regione con le imprese ecoinvestitrici, perché ne abbiamo quasi 62.000, insomma, quindi sono molto fiera, ecco, di questa appartenenza. Ecco, questa possibilità in questo momento di interregno che ormai dura dall'aprile, se non mi sbaglio, no? del 2018, adesso siamo a novembre, io ho paura che gli impianti si fermino, che i posti di lavoro siano a rischio, che i rifiuti rimangano stoccati, anche perché poi ci deve essere anche un'evoluzione, il sistema caso per caso, no, che prevede che le autorizzazioni vengano poi rilasciate per ogni tipologia di prodotto deve essere attualizzato, deve essere confermato, perché appunto partiva dal decreto Ronchi, abbiamo qua di fianco, che però è un decreto che adesso risale al 98, no? 97-98 come tempo. Per cui ecco, io rinnovo questa richiesta al Ministro. Io ho presentato emendamenti a ogni provvedimento possibile, sono partita dal riordino dei ministeri, ma mi è stato dichiarato inammissibile, poi ci ho provato col decreto mille proroghe, ma mi è stato dichiarato inammissibile, poi ho fatto un'interrogazione in aula e adesso l'aspetto in commissione, perché ho trasformato l'interrogazione da interrogazione in aula, che magari è più, diciamo, scenografica, a interrogazione in commissione, di modo che possiamo parlarci più, approfondire occhi negli occhi insieme anche agli altri componenti della commissione, per capire come poter risolvere insieme, perché si ricordi, Ministro, io sono all'opposizione formalmente, ma sui temi dell'ambiente i colori non esistono,
perché c'è l'amore e la passione per un tema che non può essere partitizzato, politicizzato, e quindi la mia opposizione sarà sempre solo nei confronti del bloccare un sistema virtuoso invece di crescita e di competenze. Quindi da parte mia avrà soltanto sostegno, collaborazione per poter arrivare a ottenere gli obiettivi che ci vogliono, anche perché veramente sentire dalla relazione del presidente Ronchi comunque che l'Italia nonostante tutto ha un sistema che sta funzionando, siamo primi in molti settori della green economy, stiamo assumendo tantissimo, i nuovi lavori sono 9 su 10 inerenti alla green economy, penso agli ingegneri energetici, penso anche soltanto banalmente agli installatori delle caldaie a bassa emissione, penso agli agricoltori biologici, cioè c'è un mondo per i nostri giovani che noi dobbiamo sostenere. E appunto l'altra cosa che le chiedo è di avere un approccio, e in questo veramente, se me lo consentirà, mi piacerà poter dare, farmi un po' garante a volte di situazioni, no? Perché è importante, perché molto spesso, proprio perché provenendo da un sistema professionale che magari la porta ad avere, non dico un pregiudizio perché è una brutta parola, ma magari una visione più sul male che sul bene, cioè gli imprenditori che si occupano di riciclo ce ne sono, cioè la maggioranza sono quelli bravi, sono quelli onesti, e come al solito per uno magari che due che fanno danni inenarrabili o 10 su 100, però ce ne sono tantissimi invece che portano avanti un sistema senza il quale noi andiamo alla morte, nel senso che io penso, non so, vedo qui, io ho qua dei concittadini vicino a me, quindi io sono bergamasca e ho qua, vedo Roberto Sancinelli della Montello, che per esempio è un'azienda a carbon negative, ecco, quando si parlava delle emissioni, o vedo Enrico Saccomandi che si occupa, che è un'azienda chimica che si occupa di fanghi ma in maniera virtuosa, eccetera eccetera, per cui insomma, o nel gruppo del tessile e della moda, per esempio, che è un altro gruppo, io per esempio non sapevo che la moda è la maggiore azienda inquinante al mondo. Questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo. E invece anche in questo settore del tessile e della moda ci sono aziende virtuosissime, invece c'è stato anche il green carpet a Milano su questo tema. Ecco, quindi questo è quello. Personalmente io ho presentato 3 disegni di legge sul tema ambientale. L'introduzione delle ore di educazione ambientale a scuola, perché secondo me, si ricorda, avevo chiesto, dico, me lo sostiene questo, perché noi dobbiamo partire dall'inizio, cioè all'interno dell'educazione ambientale c'è l'educazione civica, quindi è l'educazione ambientale che assorbe l'educazione civica, paradossalmente. Un altro disegno di legge è quello sulle gite a carattere ambientale nelle scuole, quindi portare i nostri ragazzi a pulire i sentieri, a pulire le spiagge, e per quello avere dei crediti e quindi insegnare loro questo. E poi c'è un terzo disegno di legge che adesso mi è stato incardinato insieme alla legge più ampia che preoccupa molto, che è quella sul consumo del suolo, in cui io chiedo invece appunto che vengano recuperate, no? Tutte le aree dismesse, tutti, al posto di costruire ex novo ci sia invece il recupero, magari anche con delle destinazioni sociali particolari, per il quale a quel punto lo Stato può anche dare un conforto anche di sostegno ai comuni piuttosto che agli imprenditori che utilizzano questo tipo di metodo per andare. Quindi Ministro, le rifaccio appunto questo appello accorato, ci sono aziende che stanno aspettando, che sono ferme, ma io prima ho così sbirciato e sentito qualche sua risposta durante le interviste che mi ha aperto il cuore e la certezza che sicuramente si andrà verso una soluzione buona della questione. Grazie.